risultati insopportabili per gli uomini di Delio Rossi, che a onor del vero capitolano però sugli esiti di un calcio di punizione molto contestato e battuto in tutta fretta da Veron, in modo da consentire un raffinato e da manuale duetto tra Crespo e Chiesa, con quest'ultimo che rompe il suo digiuno stagionale. Vero è che nello scorso campionato impiegò 6 turni a segnare Chiesa, ma c'erano 5 gol nelle coppe a rasserenarlo. È stato importante il mio gol per la squadra, e questa è la cosa più importante, penso. Ci siamo sbloccati, questo per il Parma penso che sia un grande vantaggio per il futuro. Tutta colpa, secondo Malesani, di un blocco psicologico che i gol di Chiesa e Fuser avrebbero finalmente superato. Che non sia solo una questione di testa, è però chiara convinzione di Enrico Chiesa. Per te comunque è un problema proprio di tipo di gioco, non come qualcuno dice solo psicologico. Sì, beh, ci sono stati dei problemi sicuramente. Abbiamo cercato in settimana di lavorarci sopra. Secondo tempo penso che l'abbiamo messo in mostra. Prova di Nopaggio, Rossi si oppone e Chiesa per il gol del vantaggio. L'esultanza di Chiesa al suo terzo centro in campionato. Chiesa, un collo piede da super bomber, 2-0. Chiesa, eccolo che lo rivediamo, vedete il suo sinistro di collo pieno, palla a spiovere, indirizzato. Bosne dla Parmy. Druga minuta spotkania i gol, prowadzenie Włochów 1-0. Chiesa dal dischetto, spiazza niente, è il 3-1. Albers nel primo tempo, ma nella ripresa in questi primi 23 minuti, Balbo, Fiore e Chiesa che ha trasformato. Un omaggio ancora a Robertson Mongeo, direi solo Chiesa. Fatto Chiesa! Je l'avais vu à côté dans un premier temps. Elle est bien dedans. Quelle frappe! Quelle Enrico Chiesa! Oula, Chiesa servi par Crespo. Chiesa face à la ligne. Et c'est quand même le but. Nouveau but et doublé signé Enrico Chiesa. Abre el camino Chiesa, también se adelanta ya Crespo. Atención a Enrique Chiesa, pisa área, envía, colgado, golazo. ¡Qué gol acaba de marcar Enrico Chiesa! ¡Qué gol más extraordinario del Parma en el minuto 13 de la primera parte! Verón, cerrado al primer palo, no ha sido gol de milagro, ahora sí, ha marcado otra vez Chiesa, ha marcado Chiesa.
palio la Coppa UEFA, quella Coppa UEFA che il Parma ha già conquistato. Si inserisce Thuram, ancora un'azione straordinaria, la palla è larga, attenzione il cross, la finta, il tiro e il gol strepitoso da parte di Chiesa. Grandissima azione del Parma con la vita di Crespo, la botta violentissima di Chiesa per il 3-0. Valesano contento, felice. Il Parma conquista per la seconda volta nella sua storia la Coppa UEFA, un successo limpido, senza nessun velo, contro l'Olympique Marsiglia allo stadio Luzhniki di Mosca, che sta comunque mettendo a frutto l'esperienza. Ed ecco i giocatori del Parma che vengono premiati uno per uno: Enrico Chiesa che ha segnato un gol strepitoso, poi Baggio, poi la Coppa UEFA alzata al cielo. Il Parma vince la Coppa UEFA per l'edizione 1998-99, bissando il successo del 94-95, una conquista di grandissima soddisfazione e di grandissimo prestigio.